Camilla. Sei pronta? Prontissima, pronta a brillare. Però inizia tu. Inizio io? Sì, 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 vai. Ok. Allora. Come esprimi la tua creatività? Ok, allora, la mia creatività è un po' pigra. Alcuni hanno l'intestino pigro, io ho la creatività, quindi diciamo devo continuamente stimolarla con nuove cose, nuovi mezzi di comunicazione, esatto, quindi ogni tanto podcast, ogni tanto libro, ogni tanto TV, ogni tanto cinema, ancora no, ma chi può dirlo? Chi deve essere in ascolto, ascolti. Quindi così, cerco di fare sempre cose diverse per tenerla così, frizzantina, viva, attiva. Viva. Yes. Che significato ha per te la passione? Allora, per me la passione ha sicuramente il valore della, di una miccia, cioè quella che ha acceso i motori su quello che poi sarebbe diventato il mio futuro. E senza ombra di dubbio è, credo un po' per tutti, lo è per me, ma insomma credo di parlare a nome dell'umanità, forse certo, è la cosa che ci rende vivi e costantemente in movimento. Molto bello, un'immagine poetica, ti ringrazio per questo. Grazie. Turno mio, vai. Pronta? Nata pronta. Domandone? Sì, 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 vai. Con quale attore o con quale attrice, okay, tu prenderesti un Negroni? Ok, grazie per la domanda. Allora, io sono nata nel 1990, quindi non posso non rispondere con Leonardo DiCaprio. Anzi, ne approfitto. Ciao Leo, io mi trovo alla Campari Lounge, so che anche tu sei qui a Cannes, perché come me sei un attore molto famoso, quindi quando vuoi io ti aspetto, il Negroni è pronto e ce lo beviamo insieme. Un grande bacio. Scusami, no, perdona, no, mi ho rubato un attimo. Mi ti ringrazio, scusami. Ultima tua. Vai. Qual è la chiave per trasformare la passione in lavoro? Allora, la chiave per trasformare la passione in lavoro, non ho una risposta netta, perché se avessi una risposta probabilmente sarei ricco, ma credo attraverso, insomma, le mie esperienze personali che lo studio e la disciplina forse sono fondamentali per poter trasformare la passione in lavoro. E la fortuna ha una percentuale importante, ma non possiamo fare solo affidamento su quello. Quindi no, io credo che, come dicevo, insomma, la passione va annaffiata attraverso studio e discipline. Molto d'accordo. Così poi se ami quello che fai non lavorerai mai un giorno. Esattamente, ci quella togliamo quella quota. Benissimo. Allora, brindisi. Nell'attesa di DiCaprio. Alla tua. Cheers.